fa molto per vincere, il Genoa ci prova ma gioca bene sino al limite dell'area giallorossa, poi si perde, anche perché lo squalificato Bianchi, che vede la gara dalla tribuna, azzecca le marcature su Aguilera e Scurali. Stefano Pellegrini e De Marchi soffocano ogni iniziativa dei due attaccanti. Così si arriva alla mezz'ora per vedere il primo tentativo, è la Roma con Bonacina a farsi vedere dalle parti di Braglia. La replica del Genoa con Ruotolo è immediata, ma la partita non offre spunti interessanti, anche perché da parte rossoblù Branco a sinistra e Verani a destra non riescono a dare spinta alle manovre offensive, mentre i giallorossi stanno ad osservare gli eventi. Si sta per andare negli spogliatoi quando in pieno recupero al 46esimo su lancio di Signorini Scurali fa sponde e Aguilera approfitta così di un'incertezza fra Nela e Stefano Pellegrini. Si va al secondo tempo e la Roma esce dalla propria area e cerca di aggredire. Lo fa con Hassler, il cui tiro fortissimo colpisce la testa di Signorini, e sul successivo angolo prova con Cannevale. Il Genoa appare incerto e la Roma cerca di approfittarne, pasticcia la difesa rossoblu, forse c'è fuorigioco, e Braglia salva su Föller. Il calcio d'angolo fornisce l'occasione a De Marchi, che si dispera. Insiste la Roma mentre il Genoa balbetta ed è ancora a Bonacina a tentare senza fortuna la conclusione. A 7 minuti dal termine la costanza dei giallorossi viene premiata. Da Salzano ha sostituito Pellegrini ad Hassler, il tedesco evita Bortolazzi e il suo sinistro non dà scampo a Braglia. Un risultato giusto che non consente a nessuna delle due formazioni il sorpasso da zona UEFA. Uscire sconfitti dopo una partita del genere poteva lasciare molta amarezza, perché obiettivamente il Genoa ha avuto una bella mezz'ora nel primo tempo, dove con quel colpo di testa di Scurali ci ha messo abbastanza in difficoltà. Forse questa è stata, non dico una molla, però tornare in campo, siamo tornati in campo con una rabbia notevole che ci ha permesso di non far mai superare la metà campo al Genoa, se non per qualche disimpegno, perché abbiamo avuto, forse la mentalità è stata la cosa più bella della ripresa. Direi che hanno trovato anche loro il gol, forse è giusto così, ecco. Forse noi c'è un po' di amarezza perché ormai pensavamo di portarla a termine, anche magari faticando, ma insomma pensavamo ormai che di riuscire a portarla a fine, ecco.